Giosuè Carducci, figlio di un medico toscano affiliato alla carboneria. Giosuè Carducci nasce in Versilia, in provincia di Lucca, nel 1835. Trascorre una buona parte della sua infanzia in Maremma. Si trasferisce successivamente con la famiglia a Firenze, dove compie gli studi superiori e, alla Scuola Normale di Pisa, consegue la laurea in lettere, a soli 21 anni. Si dedica subito all'insegnamento per sostenere la famiglia in difficoltà economica dopo il suicidio del fratello Dante e la morte del padre. Ha spiccato interesse per la filologia, cioè quella disciplina che studia i testi letterari per ricostruirne la loro forma originaria attraverso la consultazione delle fonti, e questo lo indusse a fondare nel 1859 la rivista Il Poliziano, un manifesto dell'antiromanticismo che tuttavia ebbe vita breve. Nel 1860 ottiene la cattedra in letteratura italiana all'Università di Bologna, che mantiene per più di 40 anni. Nei primi tempi del suo insegnamento, Carducci è sgradito alle autorità per le sue idee repubblicane laiche. Ricordiamoci che all'epoca era stato istituito il Regno d'Italia, con a capo i Savoia. Ma nel 1878, in occasione della visita di Savoia a Bologna, Carducci compone Lode alla Regina d'Italia, che segna un suo avvicinamento alla monarchia. Nel 1870 Carducci ebbe un altro lutto grave familiare, ossia la perdita del figlioletto Dante, al quale dedicò una delle sue poesie culto, poesia intitolata Pianto Antico. Nel 1890 Carducci venne nominato senatore del Regno d'Italia e nel 1907 vinse il premio Nobel per la letteratura. Morì a Bologna in quello stesso anno. Oltre a scritti in prosa e saggi critici, Carducci è autore di alcune raccolte di poesie, tra le quali ricordiamo le più importanti, Rime Nuove, composte tra il 1861 e il 1887, che costituiscono una raccolta varia e articolata dove si distinguono almeno tre tematiche fondamentali, quella del paesaggio, la tematica autobiografica e quella storica. L'altra collezione di poesie da ricordare, Odi Barbare, composte tra il 1871 e il 1889, che tentano di riprodurre in italiano la metrica greca e latina. Come dimostrano gli Odi Barbare, Carducci è un grande ammiratore degli autori classici greci e latini, in aperto contrasto con il tardo romanticismo, che aveva assunto toni eccessivamente sentimentali e languidi. Per questo anche la sua poesia ha un tono elevato, a tratti aristocratico. Carducci viene considerato dai contemporanei un poeta avate, cioè capace di educare la nazione agli ideali patriottici. Tuttavia Carducci dà il meglio di sé nelle poesie più intime e personali, in cui il sentimento della natura, soprattutto del paesaggio maremmano in cui aveva trascorso la sua infanzia, si coniuga con i ricordi e la nostalgia della sua giovinezza e con la percezione del tempo che passa. In tutta la sua produzione lo stile è letterario e solenne, ricco di termini e costrutti derivati dal latino e dal greco.